stasera perché non posso parlare. Quindi cercate di stare lì. Sta so bene che ti si messo in parte, perché di là troppo scuro. Allora iniziamo. Bene, noi stiamo sempre riflettendo sull'episodio della Ronda dei Piedi, che si sviluppa in quel banchetto che si fa l'ultima, detto l'ultima cena, insomma, c'è la celebrazione della Pasqua ebraica. In questi incontri abbiamo visto come fondamentalmente la lavanda dei piedi sia un immettere il credente, anzi meglio ancora, il convertito nella pienezza di Dio. Il Dio di Gesù Cristo è un Dio non solo, ma è un Dio d'amore, un Dio relazione, che se si dice Dio Trinità. Ecco che la lavanda dei piedi è essere coerenti con Cristo, cioè Cristo è figlio, quindi coerente con Cristo significa diventare figli di Dio. Quindi c'è anzitutto Dio, poi c'è il Cristo che ospita nel banchetto, poi c'è la grazia, quindi lo Spirito Santo, per cui ecco che Dio nella sua pienezza è presente in colui che ha, a cui viene fatta la lavanda dei piedi. Il convertito che diventa sede della pienezza di Dio è uno che a sua volta è chiamato, nel senso di vocato, è la vocazione tipica di tutti i battezzati, a lavare i piedi di uno agli altri. E quindi lavare i piedi agli altri significa fare nel proprio ambiente di vita, laddove il Signore ci pone, così come ha fatto Gesù Cristo quando stava sulla terra. Poi abbiamo esaminato a più riprese la figura di Giuda e abbiamo visto come Giuda, più che essere un anticristo, più che essere il male, Giuda è una vittima del male. E finalmente abbiamo visto un pochino il contrasto che c'è tra la prima parte del racconto, che è un racconto luminoso, sereno, con un andamento praticamente quasi ieratico, e il contrasto netto che c'è con la seconda parte del racconto, dove tutto diventa buio, diventa oscuro, diventa tortuoso, con la centralità della figura di Giuda. Ora, questa sera riprendiamo il testo al versetto 22. L'altra volta terminammo con le parole di Gesù: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli allora si guardarono l'un l'altro, non sapendo a chi alludesse Gesù. Ma uno dei suoi discepoli, quello da Gesù amato, stava appoggiato presso il petto di Gesù. E questo dunque fece cenno a Simon Pietro e gli disse: domanda chi è quello di cui parla. Ed egli, appoggiandosi così sul petto di Gesù, gli chiese: Signore, chi è? Gesù allora gli rispose: è quello a cui darò un pezzo di pane intinto. Poi, intinto un pezzetto di pane, lo diede a Giuda di Simone Iscariote. E appena preso il boccone, Satana entrò in lui. Gesù dunque gli disse: quello che fai, fallo presto. Ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto questo. Difatti, alcuni pensavano che, tenendo Giuda la borsa, Gesù gli avesse detto: compra quanto occorre per la festa, oppure dà qualche cosa ai poveri. Egli dunque, appena preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Vedete, questo brano all'apparenza è semplicissimo, perché non ci sono grandi discorsi, ci sono poche parole di Gesù, c'è praticamente l'indicazione di chi è il traditore, questo Giuda che si alza, dove se ne va, e l'affermazione che i discepoli, tutti gli altri membri del banchetto non hanno capito assolutamente tutto nulla. Il testo però ci pone dei problemi. Il primo tutto è questo qui. Cominciamo dall'inizio, siamo alle 7:23-24. En de anakeimeos, eis ton mateton, autu, en do corpo tu Jesu, o negabis au Jesus. Era anakeimeos, questo verbo ricordatelo, perché lo ritroveremo nella descrizione della tomba vuota,
quando i discepoli vanno alla tomba vuota dopo la risurrezione, vedremo e troveremo questo verbo. E significa la lettera disteso. Quindi Giovanni, il discepolo amato, sappiamo che Giovanni, perché tutta la tradizione della Chiesa ci dice che era appunto Giovanni Apostolo, fondandosi sull'affermazione di Ireneo, Papia e così via. Allora ecco, dicevo, con questo Giovanni è disteso sul uno dei discepoli suoi, era disteso sul petto di Gesù, ed era quel discepolo che Gesù amava. Che significa questa parola? Il discepolo che Gesù amava. Ma noi non abbiamo letto in alcune lezioni precedenti che Gesù amò i suoi e li amò fino alla fine, cioè li amò in modo totale, con il totale dono di sé. Quindi Gesù è uno che ama tutti coloro che gli appartengono. Perché ora questa lezione particolare per Giovanni? Perché Giovanni è il discepolo amato in un modo tutto particolare? Non può essere un caso, perché questa affermazione che Giovanni è il discepolo amato la ritroveremo anche in altri capitoli, quindi nel capitolo 19, 20, 21 e così via. Quindi chiaramente è qualcosa che qualifica Giovanni. E poi questo discepolo amato è uno che se ne sta completamente disteso sul corpo di Gesù mentre stanno mangiando. Proviamo un pochino a immaginarsi la scena. Gesù è disteso attorno alla stuoia su cui stanno i cibi, poggiato sul braccio sinistro. Se Giovanni sta appoggiato sul suo petto, è chiaro che Giovanni può stare solo ed esclusivamente alla sua destra. Pietro, dunque, che sente parlare Gesù ma non capisce tutto, si trova in una posizione dalla quale può accendere facilmente a Giovanni, infatti gli fa segni, cioè Giovanni si stacca un po' dal torace di Gesù e sente la domanda di Pietro. Quindi dobbiamo supporre che Pietro stia subito dopo Giovanni, uno o due posizioni dopo. Poi c'è Gesù che prende un pezzetto di pane e lo dà a Giuda. Poiché c'è Giovanni sul suo petto, è chiaro che il braccio non può arrivare chissà dove, tenendo conto che erano 13 persone intorno alla stuoia, quindi non è che ci fosse mezzo metro tra una persona e quella lì di fronte, perché nelle rappresentazioni che noi, Giuda viene sempre rappresentato di fronte a Gesù, ma non è possibile, Gesù non avrebbe potuto allungare il braccio per dargli il pane. Quindi dobbiamo supporre, e poiché Gesù parla a Giuda e nessuno lo capisce tranne Giovanni che sta vicinissimo, è chiaro che anche Giuda deve essere vicinissimo. Per cui ad un certo punto noi dobbiamo obbligatoriamente pensare che c'è Gesù al centro, Giuda alla sinistra e Giovanni alla destra, un po' più là, dove Pietro. Questa dunque è la disposizione dei discepoli intorno alla stuoia con i cibi del seder pasquale. Che significa che questo apostolo amato in un modo particolare, che sarebbe stato talmente sdraiato su Gesù? Come leggere una cosa del genere? Ciao! Scusate, se voi oggi vedreste, se vedreste, lei fa una lettura psicologica e dice uno che si fida totalmente di Gesù. Molti studiosi, si fa per dire studiosi, di aria anglosassone, hanno dedotto che poiché Giovanni stava tutto disteso su Gesù ed era amato da Gesù in un modo tutto particolare, non come Gesù amava, ma in tutt'altro modo, che cosa se ne deduce? Che Gesù e Giovanni erano gay. Quindi lo potremmo pure accettare, perché tanto insomma non è, però resta il fatto che gli scritti giovannei, come possono capire coloro che frequentano in modo come dire con continuità, sono degli scritti squisitamente teologici, anche se Giovanni fa continuamente dei riferimenti storici, dei flash storici e così via, tutte le parole di Giovanni, addirittura il modo come lui mette una parola nel corso della frase, come dispone le virgole, tutto ha un sapore molto teologico.
E allora, sapendolo questo, noi quell'espressione la dobbiamo leggere a livello teologico, non ad altri livelli. Certamente, se qualcuno di voi qualche volta ha sentito una omelia, di norma si dice Giovanni è il discepolo amato, nel senso che è il discepolo coccolato, come diceva Gesù. Era il più giovane. È il più giovane, tenendo conto che muore a 100 anni, intorno alla fine del primo secolo. È chiaro che nel momento in cui Gesù aveva 33 anni, Giovanni poteva avere al massimo 16-17 anni, era un ragazzino. E chiaramente è chiaro che in qualsiasi gruppo il più piccolo diventa sempre la mascotte del gruppo, viene coccolato, vezzeggiato e così via. Ma figuratevi tu, se Giovanni, che sta parlando di cose di una serietà estrema, sta proprio nel cuore del Vangelo. Vangelo significa annuncio di salvezza. Se Giovanni si può mettere a dire che Giovanni tu era la mascotte, che lui era la mascotte della comunità e così via. Quindi è chiaro che una lettura del genere veramente è troppo semplicistica, non fattibile. I signori anglosassoni, qualcuno chiaramente, che dicono no, Gesù sicuramente era gay, due compagni a me. Perché non possiamo fare, solo una risata ci possiamo fare, insomma, durante l'affermazione del Giovanni, secondo noi. Perché in Israele l'omosessualità era uno dei peccati più gravi che ci potesse essere. L'omosessualità, le persone colte in fragante venivano lapidate seduta stante. Mo, pensiamo su Gesù che si va facendo queste due sue manifestazioni in pubblico, davanti a una schiera di discepoli e di discepoli, davanti a sua madre, in una casa che non è manco la sua, ma di una persona a cui è stato chiesto in affitto a un certo punto. Pensate un pochino alle autorità religiose giudaiche che hanno attaccato Gesù definendolo un mistificatore, un truffatore, un Satana, un figlio di Satana, un indemoniato e così via. Se avessero solo sospettato qualcosa di genere, come l'avrebbero attaccato, insomma. Un Gesù poi veramente un baccalato che si metteva a rischio. Quindi è chiaro che noi non possiamo leggere assolutamente in questi termini. E allora se, e poi ancora, se volendo si potrebbero fare altre considerazioni, perché dalla stessa area di cui vengono letture del genere, vengono anche altre amenità, tipo per esempio poiché la Maddalena dopo la resurrezione abbraccia Gesù e lo chiama Rabboni, che alla lettera significa maestrino mio amato. È chiaro che Gesù se l'intende con la Maddalena, che poi si sono sposate, che hanno avuto anche figli, e allora sanno mettere d'accordo a quale spunto tu fa parte di un Gesù, insomma, e sempre di questi signori, no? A meno che non vogliamo pensare che beh, Gesù lo subito per cui tutto faceva brodo, poi una rappresenta, come devo dire, un pensiero del genere non corrisponde assolutamente a tutto quello che lui ha detto e ha fatto, e lui si è fatto uccidere per quello che ha detto e ha fatto. Quindi un'affermazione del genere noi la dobbiamo assolutamente rifiutare. E allora, se rifiutiamo questa domanda, se non è manco sostenibile una lettura del tipo affettuosità, insomma, come lo leggiamo? Che significa sto Gesù disteso su Giovanni perché è amato da Gesù? A me fa venire in mente affidarsi totalmente, diciamo, la lettura teologica, nel senso di affidarsi totalmente a Gesù Cristo. Cioè Giovanni si affida totalmente a Gesù Cristo. Ecco, stiamo molto vicini a quello che hanno detto prima Paolo e poi Pier Luigi. Cioè, se tutto il Vangelo di Giovanni è una spiegazione, un ampliamento di quanto viene detto nel prologo. Se ricordate l'inizio del prologo, c'è l'affermazione en arche en o logos, al principio era il verbo, kai o logos en proston theon, e la parola era, normalmente viene tradotta, era presso Dio, ma non è una buona traduzione, perché pros ton theon è un pros più un accusativo. In greco pros più l'accusativo non indica stato in luogo, ma indica moto al luogo. Per cui quell'espressione sta a significare che il logos è colui che è totalmente rivolto verso Dio.
è colui che è totalmente indirizzato verso Dio, è colui la cui fonte esistenziale è Dio, per cui è totalmente andante verso Dio. Poi Gesù storico dirà: tutto quello che il Padre fa, io lo vedo, lo faccio, quello che il Padre dice, io lo dico, tu il Padre. Cioè, praticamente questa espressione sta a significare una relazione esistenziale tra Dio e il Logos. Poi si sviluppa tutto il prologo, e alla fine il prologo, che ha una struttura elicoidale, per cui dice alla fine tutto quello che ha detto Dio al principio, il concetto di questa relazione che c'è tra il Padre e il Logos viene ribadito con questa espressione: monogenes theos on eston kolpon tu patros e genus e che se gesato. Cioè, nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito. Guardate che il testo greco non dice l'unigenito figlio. Ancora una volta noi abbiamo una traduzione italiana che si fonda sul testo latino di Girolamo, sulla Vulgata, non sul testo greco originale, perché il testo greco originale dice l'unigenito Dio, esiste il Padre che è Dio ed esiste il Figlio che è Dio. Queste cose qui ricordatevela a memoria, perché quando viene un testimone di Geova sbattetegliele in faccia, e di ogni gnostico, cioè di ognuno che nega la divinità di Gesù Cristo, insomma. Allora, monogenes theos, l'unigenito Dio, il quale è, che è eis ton corpon tu patros, che è sul, che è disteso sul seno del Padre. E allora vedete che questo versetto qui è totalmente sovrapponibile a questo qui. E allora Giovanni che cosa ci vuol dire dicendo questo? Che quella stessa relazione esistenziale che esiste tra il Logos e il Padre la ritroviamo tra Giovanni e Gesù. Allora voi vedete che nel messaggio di Gesù: il Padre ha mandato me, io mando voi, il Padre ha amato me, io amo voi, e così via, per stabilire questa relazione, diciamo, esistenziale, di vita, di comunione tra lui e voi e il Padre, è la stessa relazione che unisce Gesù con il discepolo autentico. Per cui Giovanni diventa il prototipo, diventa l'archetipo, diventa il modello di ogni autentico discepolo. Non si può essere veri discepoli se non si stabilisce con Gesù Cristo quella relazione che aveva Giovanni. Non so se sei riuscito tu. E poiché il Logos è totalmente orientato al Padre, e da questa relazione scaturisce un'affermazione di Dio, la testimonianza che Dio fa: questo è il figlio mio prediletto, amato, ascoltato, durante il battesimo e anche in altre occasioni, sul Tabor e così via. È chiaro che, come il figlio che è orientato in questo modo verso il Padre è amato dal Padre, così il discepolo che si orienta nello stesso modo verso Gesù è amato da Gesù. E allora ecco che noi possiamo capire perché tra i 12 apostoli, tra tutti i discepoli che Gesù, che hanno seguito Gesù, chi è quello che resta sotto la croce? Giovanni. È Giovanni, e non è un caso. Non è un caso che Giovanni sta sotto la croce. Non è un caso che è Giovanni che raccoglie le ultime parole del Gesù storico. Non è un caso che a Giovanni viene affidata Maria, la quale a sua volta è l'icona limpida, trasparente, pura della Chiesa. E il testo dice: ed egli la prese con sé. Che non significa salire a casa, salutare a casa, non significa che tutto ciò che Maria rappresenta nella storia della salvezza diventa patrimonio del discepolato di Giovanni e di ogni, con buona pace dei protestanti, di ogni buon discepolo di Gesù Cristo. Non è il caso che i discepoli arrivano alla tomba vuota, ma il primo, che è il luogo, non solo il luogo fisico, ma il luogo teologico. E chi è il primo che vede e che crede? È Giovanni. Non è un caso che sul lago di Tiberiade, quando Gesù si manifesta, appare, dice, il primo a conoscerlo chi è? È Giovanni. Allora Giovanni, il primo
dei risorti, tutto il primo dove dei contattati, diciamo, da Gesù. È così, non perché è più bello, non perché è più amato, ma perché ha stabilito una relazione più autentica con Gesù Cristo. Quindi questa scena, con buona pace dei lettori anglosassoni, questa scena è un'icona di autentico discepolato. Chi è l'autentico discepolo? È colui che è totalmente orientato al Cristo. Non che è orientato a Cristo qualche domenica o quando si ricorda, quando ha qualche bisogno di un momento particolare, ma è quando a livello esistenziale, in tutta la sua vita, è orientata verso Gesù Cristo, cioè verso la parola di Dio. Quanta differenza, che abisso tra, mi dispiace che è stata fatta, ma io non riesco, che abisso l'ultimo che c'è tra la figura di Giovanni e la figura di Pietro. Sto Pietro che a un certo punto vede che qualcosa sta accadendo, vede che Gesù sta parlando, sta dicendo delle cose, e che cosa fa? Si rivolge a Giovanni, non si rivolge a Gesù Cristo. Chi vi ricorda? Chi vi ricorda? Quale figura del Vangelo vi ricorda questo atteggiamento di Pietro? Era giusto in tempo, vedi? C'è una figura molto molto caratteristica, ricordate la parabola del figlio prodigo? C'è un padre che ha due figli, il figlio primogenito, quello che è sempre vissuto nella casa del padre, che quindi ha tutta l'apparenza di un figlio, ma il suo cuore è un cuore di servo. Quando tu rientri nella casa e vedi che si sta facendo festa per l'altro figlio che è tornato, non ha il coraggio di andare dal padre, perché lui non ci parla con sto padre, lui non è in grado di ascoltarlo veramente a sto padre, ci sono troppe frammentazioni tra lui e il padre. Per cui che cosa fa? Si rivolge a un altro servo per chiedere questo. La stessissima cosa, lo stesso cuore di servo lo troviamo in Pietro, il quale, pur essendo vissuto con Gesù, avendo mangiato, dormito, pur essendosi fatto lavare i piedi da Gesù, non è in grado di chiedere a Gesù che cosa sta accadendo. Chiama Giovanni, chiedili. Cioè Pietro ha paura di Gesù. Ha paura perché? Perché si dicono, Gesù ha detto, uno di voi mi tradirà. E Pietro, facendosi un pochino di esame di coscienza, sta capendo che potrebbe essere proprio lui. Giuda l'ha fatta quell'azione, ma ogni discepolo si scopre capace di comportarsi come Giuda. E allora si comincia a trovare una guacquaglia di paura. Poi l'ha fatto un po'. Come? Parzialmente l'ha fatto. E allora a questo punto leggiamo un brano della prima lettera di Giovanni, siamo al capitolo 4, e Giovanni dice: nell'amore non c'è timore, ma anzi il perfetto amore scaccia ogni timore, perché il timore suppone il castigo e colui che teme non è perfetto nell'amore. Noi non saremo mai perfetti nell'amore, è l'amore che è perfetto in sé perché viene da Dio. Poi ognuno di noi è un vaso che porta tutto questo amore, e a seconda del tipo di pulizia di questo vaso può lasciar trasparire tutto questo amore di più o di meno, ma l'amore è perfetto in quanto viene da Dio. L'amore che sono dunque che vive con le, cerca di convivere con la dimensione del castigo, della punizione e quindi della paura, non è un amore vero. Tanto è vero che quando poi tutta la storia finirà, noi troveremo Pietro, a cui Gesù dirà per tre volte: mi ami tu Pietro, mi ami tu Pietro, così, perché finalmente Pietro deve cominciare a imparare che cosa significa tutto amare. E allora vedete che è vero che Pietro è il rappresentante dei discepoli, è vero che Pietro ha un carisma particolare, che è il carisma pietrino, no? Di guidare la chiesa e così via, però questo carisma non può essere vissuto in una dimensione di tipo dittatoriale come quella di oggi, in cui vediamo questo Papa che sta là in coppa su un vertice, che sta sopra una chiesa di base. Il Papa, solo Dio è vertice, quindi nessun atteggiamento di papolatria è ammissibile nella chiesa. Il Papa massimo è uno che può stare al centro della chiesa per poter guidare tutta la chiesa, ma mai sopra la chiesa. E questo va a Pietro, non una, ma più volte gli è stato contestato questo fatto, e questo noi non lo dobbiamo
ho dovuto dimenticare. È chiaro quindi la figura di Giovanni, la figura di Pietro, come risulta da questi versetti. Poi, subito dopo, Gesù, Giovanni fa quello che Pietro gli ha chiesto, cioè chiede a Gesù chi è che, e Gesù gli risponde: e che io se sti o ego bapso totso mion cae doso auto. È colui, è quello per il quale io inzuppo, bapso, da cui poi battizzo, immergere, no? Quindi totso mion, diciamo un pezzettino di pane, e cae doso, e lo darò, è quello a cui io darò un pezzetto di pane intinto. E qui si pone, anche qui si pongono uno dei problemi. Quindi, questo pezzo di pane intinto è l'Eucaristia. Gesù sta dando già giù dall'Eucaristia, perché l'episodio della lavanda dei piedi è nel Vangelo di, occupa nel Vangelo di Giovanni lo stesso spazio che la istituzione dell'Eucaristia occupa nei Vangeli sinottici, soltanto che Giovanni non parla dell'Eucaristia perché ne ha già parlato nel capitolo concernente la moltiplicazione dei pani. Quando noi al capitolo 6 leggiamo: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, e per lui, così via. Queste parole dette da Gesù, da tutte le chiese, non solo dalla Chiesa Cattolica, ma una volta tanto da tutti, luterani, calvinisti, anglicani, ortodossi, vengono lette nello stesso modo. Giovanni qui sta parlando della istituzione dell'Eucaristia. Sta parlando del sacramento del pane e del vino dell'Eucaristia. Allora Giovanni, avendone parlato già nel capitolo 6 a proposito della moltiplicazione dei pani, chiaramente non lo fa poi durante quando descrive l'ultima cena. Quando descrive l'ultima cena, dunque, descriverà un'altra scena, dunque, cioè quella della lavanda dei piedi. Allora, perciò abbiamo queste due descrizioni diverse, però si tratta dell'unico stesso banchetto. E allora eccoci bene, siccome il banchetto in cui è stata istituita l'Eucaristia, quando Gesù intinge questo pezzo di pane e lo dà a Giuda, questo pane è il pane eucaristico. Sì. Chi ha detto sì? No. No, perché tu dicessi una volta che aspetta, non mi ricordo quel passo del Vangelo, chi mangia questo pane non è degno, mangia e beve la propria condanna. Stiamo parlando del pane eucaristico, ma Carlo mi ha stabilito innanzitutto se è pane eucaristico o no, e poi parleremo delle conseguenze. Tu dici che non è la tua eucaristia, gli altri non si pronunciano, no, non è l'eucaristia, non perché questo. Dice dopo, perché appena mangi il boccone, dice io. No, un momento, perché dopo l'associazione col pane, mangiando il boccone entra il demonio in lui, no? Dice anche questo. Bravissimo. Cioè, praticamente non può entrare sette cose contemporaneamente in aggiunta, insomma. Non può entrare Dio e chi è l'opposto di Dio, insomma. Ma non è il pane eucaristico per un pozzo di motivazioni. La prima la dico io, poi continuerà qualche altra persona. Allora, alla quarta. Allora, la prima è che Giovanni non sta descrivendo il banchetto eucaristico, quindi tutto quello che vediamo in mano, davanti, intorno a Gesù, non è, non c'ha capito nulla con l'eucaristia, sono i cibi che normalmente si mangiavano nel seder pasquale. Quindi quel pane non è il pane tutto eucaristico. Una seconda motivazione è questa qui: in tutti i testi del Nuovo Testamento in cui si parla dell'eucaristia, quindi nei tre testi di Luca, Marco e Matteo, nella prima lettera ai Corinti di Paolo, negli Atti degli Apostoli di Luca, in tutto il Nuovo Testamento, quando si parla dell'Eucaristia si utilizza sempre, solo ed esclusivamente, il termine artos, che significa pane. Mai si utilizzano altri due termini. Qui invece, nel testo greco, noi troviamo pisomion,
Zomion pure significa pane, ma in seconda istanza. Oggi nel greco moderno, se andate in Grecia e volete del pane, idolo, che cosa ti chiediamo? Tu ci sei stato in Grecia. Quando volevi il pane, che cosa dicevi? Si dice presumir, che viene proprio da presumion, ma presumion di per sé non significa pane. Presumion è il diminutivo di una parola presumos, che significa bocconcino, che significa pezzetto. Poi presumion significa pezzetto ancora più piccolo, proprio un pezzettino, è una cosa minima, ma non pane, di qualsiasi un alimento. Per esempio in Omero, nell'Odissea, quando Polifemo fa il banchetto dove si mangia gli amici di come si chiama, Ulisse, gli restano dei pezzetti di carne appesa, da Omero li definisce così, con il termine presumio. Quindi presumio può significare un pezzetto di qualsiasi cosa. Qui però c'è un particolare che ci fa capire che il presumio che utilizza Gesù è solo, non può essere altro che pane, perché? Perché lo devono intingere, nessun altro cibo veniva intinto, solo il pane veniva intinto, poi qualcuno ci dirà dove. Ma come? Anche un pezzo di carne può essere intinto. E per essere pasquale non si usava. Solo il pane, quindi sicuramente un pezzetto di un modello di pane. Allora capite, il termine artos addirittura viene utilizzato poi nella Chiesa, per esempio nella Didache, che è il primo catechismo Chiesa, risale agli anni 70, quindi è più antico del Vangelo di Giovanni, si fa la catechesi eucaristica e anche nella Didache il pane eucaristico viene indicato sempre con il termine artos, così in Origene, in Tertulliano, nei padri della Chiesa, sempre artos, non si dice mai come tu persona. Bene, tutte, no, poi ci stanno ancora, c'è un'altra motivazione tutto importante. Se noi prendiamo il testo eucaristico più antico in nostro possesso ed è quello dell'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, io ora ve lo leggo, cercate di capire l'importanza di questo testo. Siamo al capitolo 11. Io infatti ho ricevuto dal Signore quanto vi ho insegnato, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Così pure, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo tutte le volte che ne berrete in memoria di me. Che cosa c'è di particolare che troviamo, guardate, solo in questo testo di Paolo e nel testo di Luca, perché Luca è un discepolo, nei testi di Marco e Matteo, che risalgono all'altra tradizione, abbiamo le stesse parole, ma con una piccola differenza. Inizio a vedere il caso. Qualcosa penso che l'avrebbero dato. Il calice. Il calice? Bravissimo, bravo, vedi di parlare. Solo in Paolo troviamo che quando inizia la cena viene consacrato il pane, poi si sviluppa la cena normale, il sedere pasquale normale, e ricordate che Gesù fa la lavanda dei piedi non all'inizio ma durante, mentre mangiavano si alzò, quindi il pane è stato già spezzato, poi viene fatto due banchetti eucaristici e alla fine, dopo che Giuda se ne è uscito, viene benedetto, viene consacrato il calice con il vino. Quindi i due momenti, il pane e il vino, sono staccati fra di loro, poiché Giuda già se ne è uscito, e c'è anche Giuda l'Eucaristia, non può averla ricevuta. E nella Chiesa dei primi anni, nei primi 20-30 anni, anche la Chiesa celebrava l'Eucaristia nello stesso modo. I cristiani si riuscivano in una domus ecclesia, quindi la dimensione familiare, non la dimensione del Tempio, spezzavano il pane, poi facevano l'agape, cioè condividevano il cibo che si erano portati da casa, e poi all'ultimo c'era la consacrazione del vino. Poiché poi si faceva un pozzo di abusi in questi banchetti, la Chiesa ritenne di togliere, ritenne che fosse bene togliere di mezzo questa roba, cioè l'agape, e i due segni vennero uniti, vennero avvicinati a due fra di loro e diventarono praticamente la sola cosa. Ma se vedete che anche oggi nella celebrazione dell'Eucaristia
Il prete non si mette tu con il pane e con il vino insieme, li consacra insieme. Consacra prima l'uno e l'eletto, poi consacra, ripete di nuovo la formula, consacra l'altro. Quindi è una reminiscenza proprio di questo distacco che c'è. Quindi è chiaro che non può essere assolutamente l'Eucaristia. Arrivare a questo nuovo punto, c'è da farsi un'altra domanda. Perché Gesù, che ha fatto una profezia, uno di voi mi tradirà, poi dice quello lì per il quale io intingo il voto del Padre, perché per indicare questa persona non dice gli altri tu, è Giunti che mi tradisce, ma utilizza questo pezzetto di pane intinto per qualificare, per indicare a Giovanni chi è? Che Giuda non lo deve sapere. Come? Giuda non lo deve sapere. Capito, non lo deve sapere. No. Giuda invece è tutto contrario. Lascia a Giuda il libero arbitrio, la possibilità di poter bene. Bravissimo. Cioè, lui non dice come è Giuda, perché non lo vuole sputtanare davanti a tutta la sentenza. Perché, guardate, invincere un pezzetto di uomo del piatto di pane e poggerlo con le sue mani sulla bocca di un altro. Come se lasciasse l'ultima parola a Giuda. Ma qualcosa in più, un è un gesto di grossa intimità, è un gran gesto di grossa amicizia. Non con chiunque uno pigliava un pane e ci metteva in bocca, insomma, ma lo si faceva solo con una persona a cui si voleva veramente bene, una persona con cui c'era grande fiducia, c'era amicizia, c'era intimità. La volontà di salvarlo fino all'ultimo. E allora tu, bravo, Gesù cerca di salvare fino all'ultimo Giuda. Per cui il pane intimo che si porge a Giuda ha la stessa identica valenza di quello che poi succederà nel Getsemani. Nel Getsemani noi leggeremo, siamo a Matteo al capitolo 26, salve maestro, siamo, e lo baciò, ma Gesù gli disse: amico, a che scopo sei qui? Quando Gesù viene baciato da Giuda e gli si rivolge dicendo amico, ma sta facendo l'ironico, o sta pigliando in giro in un momento così drammatico, o perché veramente lui lo considera un amico, insomma, o perché veramente gli vuol far considerare che stai facendo, tu per me sei un amico, perché fai questo, insomma. E allora vedete, intingere il pane e porgerlo, chiamarlo tuo amico, quell'espressione che correrà fra poco, quello che stai facendo fallo tutto presto, sono tutti tentativi estremi che Gesù fa verso Giuda per farlo recedere dal suo proposito. Sono tutti segni dell'amore salvifico che Gesù continua ad avere per Giuda. E finalmente, Ito, ditemi, dove viene in tinto il pane? Nel soggetto della mia non ci sono. Dove? Brava, bravissimo. No, ma lui l'ha detto, però, della verdura, perché è un po' più rustico di Paola. Cioè, è un po' più rustico di Paola, ha detto della verdura. Cioè, voi sapete qual è i cibi? I cibi legali. Ha detto Ida di Fiorire. No, non c'è. C'è stata la lunghetta, la cicoria e altre due erbe che non ricordo. Queste quattro erbe venivano cucinate con l'olio e un po' di sale, facevano una salsetta e queste erbe ricordavano, essendo amare, ricordavano la schiavitù dell'Egitto. Per cui il pane veniva intinto in queste erbe amare per non dimenticare quello che Dio aveva fatto per loro. Arrivato a questo punto, poi il discorso si conclude con l'affermazione: e Satana entrò in lui. Non pensate, questo già l'ho spiegato l'altra volta, che c'è un processo di possessione diabolica. Giuda è totalmente responsabile del gesto che compie. È piuttosto un ribadire tutta quanta la ferocia, la forza della tentazione. Le tentazioni agiscono soprattutto su chi è predisposto con una forza violenta. Però quello che c'è da notare qui è un'altra cosa. Il termine Satana non viene mai utilizzato. Giovanni, quando vuole parlare del male,
del male personificato, utilizza sempre il termine diavolo, generico, così. Il termine Satana è utilizzato solo ed esclusivamente dai sinottici, e i sinottici lo utilizzano per Giuda perché nei sinottici c'è un processo di demonizzazione di Giuda. Cioè i sinottici che scrivono per una comunità iniziale fatta tutta di ebrei, i quali si convertono al cristianesimo, però sono estremamente perplessi su come un discepolo abbia potuto fare una cosa del genere, e allora ecco, dice, l'ha potuto fare perché? Perché si è fatto totalmente disponibile alla dottrina Satana. In Giovanni invece è molto, Giovanni scrive molto tempo dopo, la riflessione teologica si è affinata, no? E quindi nel suo Vangelo Giovanni parla di Giuda, o meglio ancora del gesto che Giuda ha compiuto, non come un patto diabolico, ma come la conseguenza di una particolare psiche di Giuda, del fatto che Giuda non riesce a uscire dai suoi schemi mentali, dal socchiudersi nella visione che egli ha del Messia, della religione e tutto e così via. Cioè, per Giovanni, dico ancora una volta, Giuda è una vittima del male, ma il vero male non è Gino, è come il caso di Pietro con... No, il caso di Pietro è molto più grave. No, Pietro quando a un certo punto dice... Mi domanda chi, secondo voi chi sono? E poi dopo che ha dato la risposta... Pietro praticamente gli dà la risposta, tu sei il figlio di Dio il vivente, e Gesù lo dichiara beato, dice beato te, perché è lo Spirito Santo che aveva suggerito una cosa del genere. Però dopo successo... Quando Pietro poi rinnega Gesù e lo bestemmia, bestemmiandone il nome, è chiaro che Pietro fa un vero e proprio atto di apostasia. Di apostasia. E guardate che l'apostasia per la Chiesa è sempre stato un peccato molto 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 più grave del tradimento. Solo che Pietro è uno che non si chiude in se stesso, contrariamente a Giuda. È pericolosissimo il ripiegarsi su se stessi. Arrivato a questo punto, c'è l'ultima espressione utilizzata da Gesù, dice quello che devi fare, dovrò farlo presto. Anche questo ne la possiamo leggere come un'esortazione a ripensare su quello che sta facendo, quasi a dire, Giuda, io lo so quello che tu stai per fare, hai proprio deciso di farlo? E ancora una volta tu, è un richiamo dunque. E qui abbiamo la situazione paradossale, guardate, Gesù ogni volta che ha dato delle disposizioni ai discepoli si è sempre trovato davanti a un muro. Pensate al comportamento di Pietro, di Tommaso, di Filippo e così via, no? Ai vari sì, no, ma, però e così via. Qui invece abbiamo l'unico caso in cui Gesù dà una disposizione e viene ubbidito immediatamente. È l'unico caso in cui però obbedire a Gesù significa praticamente tutto l'opposto, significa devo fare l'opposto di quello che Gesù vuole. E a questo punto... Poi Giovanni fa una notazione, dice che tutte le persone che stavano lì non avevano capito nulla di cosa stava accadendo. Infatti Giovanni ha sentito tutto quello che Gesù ha detto, però Giovanni non dice niente a nessuno. Giovanni non sapeva tutte queste cose dentro di sé, perché Giovanni vuole capire veramente che cosa sta accadendo e solo alla fine lo parlerà. Gli altri pensano che Giuda, avendo la borsa con i soldi, sia andato a comprare il cibo per il banchetto. E arrivato a questo punto nasce un problema, ma stanno parlando della stessa cena del sedè pasquale, perché se il sedè pasquale è stato preparato da Gesù, vi ricordate Gesù dice sì, andate, vedrete un cavallo, andate a quello di lì, il maestro ha bisogno della stanza, preparato tutto quello che occorre, tutto quello che occorre come significava il pane azimo, il vino, le erbe amare, quella salsa che si faceva tipo mostarda, sarebbe la rosetta agrodolce, e i cibi obbligatori dovevano essere. E poi al centro di tutto c'era l'agnello. Però poiché questa cena Gesù la fa il mercoledì, cioè segue il calendario degli Esseni, gli Esseni erano dei monaci che contestavano il Tempio, mentre il Tempio, nel calendario del Tempio, questa cerimonia dove si sviluppava il venerdì, è chiaro che la cena che Gesù sta facendo la sta facendo secondo il calendario degli Esseni, e gli Esseni non sacrificavano gli agnelli, perché dicevano l'unico agnello sarà il Messia che viene. Quindi Gesù
quasi sicuramente non ha fatto uccidere nessun agnello, insomma, a un certo punto. Però gli altri cibi li hanno comprati. Boh, se hanno comprato tutti i cibi e li hanno preparati, sti apostoli come fanno a capire che Giuda è uscito perché cerca per comprare altra roba? Poi di notte. Perché è importante, dove devi rispondere a queste domande? Non perché abbia un significato teologico, ma è importante per dire che se poi viene qualche bel pensante, qualche volta capita pure in televisione, che viene a dire il Vangelo racconta un sacco di stroppole, è pieno di contraddizioni, eccetera, eccetera, e non c'è mai uno straccio di prete, di cristiano capace di dibattere, di dire ma che stai dicendo, insomma. Potrebbe uno di queste persone dire, vedi, c'è una contraddizione, c'è un anacronismo, quindi questi racconti sono tutti falsi. Se qui sta dicendo una falsità è chiaro, perché dovrebbe essere vero poi quando parlo di resurrezione, insomma. E allora voi come rispondete? Oddio, non capiterà mai, perché noi viviamo in una società in cui c'è un'ignoranza così grassa, così diffusa, così menosa, che non vi capiterà mai una cosa del genere. Però se dovesse capitare, voi come gli risponderete? Andrea, non ce la fa più a rispondere. No, però, innanzitutto non era il tesoriere della sì, ma perché va a comprare il cibo se il cibo già era stato pagato? Se non l'avevano pagato e l'andava a pagare mancava qualcosa, com'è? Mancava qualcosa, il pane c'è stato, il vino c'è stato, l'erba mare c'è stato, questo è il cibo obbligato, l'agnello sicuramente Gesù non lo sa, perché sarebbe stato un controsenso. Guardate, è semplicissimo, l'ho detto un sacco di volte. Le feste di Pesach, Pasqua, quella di cui stiamo parlando, di Asukot, le capanne, e di Hanukkah, erano delle feste che si sviluppavano nel giro di sette giorni, ed erano sette banchetti che si dovevano fare. Le altre feste, Yom Kippur, Rosh Hashanah e così via, duravano un solo giorno, ma queste tre feste qui duravano sette giorni, no, e si facevano sette banchetti. E allora chiaramente questi pensavano sicuramente tu giù andate a comprare la roba che ci dovremmo mangiare domani, ma no, notte. E poi poi ce lo spiega io. Cioè è chiaro, perché loro, come risulta anche da altri interventi, sono convinti che Gesù Cristo è venuto a dare una riverniciatura di spiritualità alla religione mosaica. Non hanno capito ancora niente, che Gesù Cristo non è venuto a creare una religione, già c'è stata una uofana, una peggio l'altra, ma dove è venuto a fare una proposta salvifica completamente tutto nuova. È chiaro che pensano a una cosa del genere. Il problema della notte. E tu l'hai domandato? E allora chi ce ne risponde? Ah, sui giudici? Siamo sicuri che era notte. Come? Siamo sicuri che era notte. Dipende. Sì. Nel senso che non è che ha specificato la notte soltanto per... No, era proprio notte. Era notte perché nel testo di Paolo, preso dai Corinti, che io vi ho letto, il testo inizia proprio così. Io trasmetto a voi quello che hai insegnato a me, e che cioè nella notte in cui fu tradito. Allora se Giovanni dice la notte, se Paolo dice la notte, poiché scrivono autonomamente l'uno dall'altro in epoche diverse, in posti diversi, perché se senso... di notte perché dovevano fare il padre il giorno dopo. No, la notte quando è legato lui, se non è possibile, non è possibile che con la sua decisione lui sta lasciando la luce. Sentite, dove è stato in Palestina? È quello di cui potrebbe essere che dovevano arrivare a giornare. Allora, come? Probabilmente doveva fare un certo percorso per arrivare, perché era lontano alle 5 già era notte, già era in Palestina, la notte cade improvvisamente, non è come qui che c'è il tramonto, ha detto Paolo. Era giorno, il giorno nel giro di pochi minuti diventa notte, e con la notte succede una cosa molto molto positiva, cioè viene un po' di fresco, e allora dopo praticamente tutte le attività lì si fanno di notte, non si fanno di pomeriggio. Di mattina presto, poi verso mezzogiorno si chiude tutto, se si va a dormire, a sdraiare sotto a qualche parte, e poi come appena fa buio, e con il buio fa fresco, ripigliano tutte le attività. Si esce fuori di casa, si parla, si banchetta, si va a fare spese. Le donne, quando vanno al sepolcro ed escono che era ancora buio, devono accattare gli aromi per imbalsamare Gesù, da portare al sepolcro.
i negozi erano aperti di notte. E allora, come vedete, se basta conoscere un poco degli usi e costumi di quell'epoca, perché tutte le apparenti contraddizioni del Vangelo vengano meno. Naturalmente, quando noi diciamo era notte, non vogliamo dire semplicemente un dato storico, pur importante, perché ci fa capire che sono fatti realmente accaduti, ma vogliamo, soprattutto Giovanni, che cosa vuole sottolineare? È la dimensione, perché vedete Girolamo una volta quando traduce et autem erat nox, l'espressione greca endenux, lui la traduce così, e la traduzione esatta del latino è e lui stesso era notte. Allora Giuda uscì e lui stesso era notte. Quindi Giovanni non vuol dire anzitutto era notte nel senso che si era fatto buio. Sì, si era fatto buio, ma dove? Nella testa e nel cuore di Giuda. E Giuda che aveva aperto totalmente il suo cuore alle tenebre. Arrivati a questo punto, siamo arrivati al versetto 30, con il versetto 31 ritorna la luce. C'è un palchetto pieno di luce, c'è questa parentesi buia. E vedete che veramente il banchetto ha assunto un aspetto tragico, i discepoli sono disarmati e così via. Risulta anche dal Vangelo di Matteo, il quale al capitolo 26 scrive così: e mentre mangiavano disse, in verità vi assicuro, uno di voi mi tradirà. E molto rattristati essi presero a dirsi di uno gli altri, sono forse io, Signore, e così via. Vedete, molto rattristati. Precisamente quello che, con altre parole, dice Giovanni. Quindi ancora una volta abbiamo due persone, Matteo e Giovanni, totalmente diverse, che scrivono in modo autonomo, in tempi diversi, affermando la stessa cosa. Allora noi ci fermiamo qui. La prossima volta, con il versetto 31, inizia la preghiera di Gesù. E con la preghiera di Gesù ritorna la luce, ritorna quell'atmosfera luminosa che c'era stata nella prima parte del. Ora, prima di fare una preghiera di saluto, volevo ricordarvi, anzitutto, che se trovate pulito qui...